Bene, buonasera cari non telespettatori, ad urna a tutti voi, mamma mia che freddo. Io sono Crisali del Keeper di questo lercio canale e continuiamo questa sera Dead Space 3 versione PC. Ah sì. Bagno in singolo. Proseguiamo. Mamma mia che freddo. Per ora. E come diresti sempre tu, non è le prove. Diresti? Dove sono sì. Tutti morti. Li ha uccisi Isaac Clarke. Allora chiamate rinforzi via radio. Come ci raggiungeranno? Chissà dov'è via radio. Bisognerebbe vedere sul navigatore. Periodo 17 già. Forza, ora. Beh, io direi che ci finiamo il capitolo 17 e ci fermiamo per Isaac, questa sera. È qui. È diretto verso la macchina. Lo raggiungi? Ci sto provando. Trova una via per la città. Ci vediamo là. Manufatto alieno. Perché non funziona? Devo accendere il generatore. No, fidati, non farti ingannare dalla mia viscosità, sono stanco morto. Fidati, non farti ingannare dalla mia viscosità. No, no, ma che ore? No, no, almeno un paio d'ore comunque le facciamo, però gli ultimi due capitoli me li voglio tenere per l'ultima live, altrimenti rischiamo che venga fuori una live troppo corta. Due danno, un caricatore. Allora, noi vediamo un po'. Qui abbiamo due ricarica più un danno, due ricarica più un caricatore, più danno o meno uno cadenza di fuoco, più due ricariche cadenza di fuoco, un danno. Allora, rimuoviamo questo circuito e prendiamo questo che l'abbiamo appena preso, che è più forte. Di qui invece come siamo messi? No, peraltro qui è inutile che metto il circuito più tensile inferiore, non c'è. Quindi che lo metto a fare? Ma qua abbiamo un ricarica, un danno, due danno, due danno, un cadenza di fuoco, due danno, una ricarica. Qua abbiamo uno di uno, ma però c'è solo questo, quindi va bene così. Dunque, cioè, c'ho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 armi soltanto nella cassaforte. Cioè, adesso capisco perché hanno fatto le armi, cioè le munizioni unificate. Non che sia una cosa che comunque mi piaccia, però a livello pratico probabilmente era l'unico modo. Cioè, non potevano fare diversamente a livello pratico. Cioè, se dovevi staffare un tipo di munizioni veniva fuori troppo casino per l'inventario. Quindi a livello pratico lo capisco. Non è una cosa che mi piace, però è giustificata, cioè è pienamente giustificata. Non potevano fare altrimenti, sarebbe venuto fuori troppo casino con gli inventari. Ci fate caso, il mio computer che ogni tanto prende delle strane cose. Cos'è, una chiave? Ah, un text log. Ma sai perché forse sono così sveglio? Forse perché ho bevuto una Monster. Quindi forse il caffè non mi fa effetto, ma le Monster sì. Basta. Ok. La Luna deforme in orbita. Ecco che cosa controlla i marchi. È lo stato finale di queste creature. O meglio, poteva esserlo. Vedete, i nativi di questo pianeta hanno costruito una macchina che ha bloccato la formazione della Luna. Ma non è bastato. Anche se parziale, il segnale del marchio della Luna parla ai nostri marchi. E non è ancora finita. Esiste una rete di lune sorelle, disperse fra le stelle. Ogni luna che si completa si collega alla rete, potenziandola. Se accadrà con questa luna, i suoi compagni arriveranno presto, in cerca di cibo. Ma c'è ancora speranza. I nativi non hanno configurato la macchina. Non doveva solo bloccare la luna, doveva distruggerla. Servirà il Codex. È la chiave per sbloccare la macchina e per riconfigurarla.
Seguite le mie tracce nel cuore della macchina e fate finire questo incubo. Carver, hai sentito? La macchina può distruggere la Luna. Deve essere solo configurata correttamente. E Denik? Non basterà fermare Denik. Dobbiamo recuperare il Codex. È la chiave per riconfigurare la macchina. Serrano però ha bloccato il passaggio con dei glifi alieni. Cerco un modo per bypassare il problema. Un po' troppe informazioni tutte insieme. Questo pezzo... In realtà questo pezzo me lo ricordo. Eh sì, perché se non ti censuro, aiuto. Ah, ecco, vedi. Beh, in realtà come enigma forse è anche fin troppo semplice. Quindi, allora... Non è successo un cazzo, però. Torni subito. È giusto. E perché non funziona? È giusto. Ma forse... Ah, no. Ah, l'ho aperta. Ok. Non mi ha detto... Cioè, non mi ha detto un cazzo. Pensavo di aver sbagliato. L'enigma era carino, però... Se volevo non prendiamo un pochetto di più, è troppo facile. Ci stanno molti più enigmi, però sono un po' troppo facili. Cioè, sembrano quasi fatti per non dar fastidio. Io? Cazzo. Qui siamo a Ground Zero. E quella deve essere... Allora ci siamo, eh? Sì, ci siamo. Devi promettermi una cosa. Se non dovessi farcela, ci penserai tu, ok? Ce la faremo insieme, tu ed io. Certo, ma se... Ho aiutato ad arrivare fin qui. In fondo non è questo quello che conta. Conta per cosa? Per... Io non lo so, per... Il male che ho fatto. Sta zitto, Carver. Sei un bravo. Ho perso mio figlio. La mia famiglia. Isaac ha ucciso Santos. È questo che fa un bravo uomo. C'è gli occhi lucidi. Almeno ci hai provato. Non sempre ci si riesce. Già. Bella musica. Ehi. Mi dispiace per lui. Anche a me. Vabbè, non è morto, lo sappiamo tutti, su. Di qua, togliete quelle macerie. Guarda, è Denik. Non è tardi. Si torna indietro. Prendiamo quel codice. Forza! Merda! Isaac! Questi passaggi più avanti ci porteranno da Denik! Cerca di rallentarlo! Io troverò un'altra via! Troverò un'altra via e apriamo Google Maps. Anche se io in realtà uso Waze, però il concetto è lo stesso. Che stanchezza. Denik, devi fermarti. Dai, sei tu. Sei davvero difficile da eliminare, te ne rendi conto? Denik, sai della Luna? Sai di che cosa si tratta? Di una parte del miracoloso ecosistema, immagino. È vivo, Denik. È affamato e non è solo. Disattivando la macchina lo libererai. E poi lui e tutti i suoi fratelli troveranno i marchi.
troveranno noi e ci faranno fuori. Come puoi essere certo di quello che farà? Tu lo temi solo perché non lo comprendi. Denik, ascoltami! Denik, ci sei? Figlio di puttana! La cosa che più di tutte non funziona secondo me è il cattivo. È una figura quasi inutile. È un cattivo fin troppo banale, non ha quasi carisma. È una figura estremamente inutile. C'era o non c'era, non cambiava nulla. È sicuramente l'anello più debole del gioco fino adesso, ma visto che siamo quasi alla fine, non penso che cambierà molto. Cioè, a sto punto, come cattivo era migliore Tideman, il cattivo del secondo, che già non era il miglior cattivo del mondo, però. Perché, cioè, già Tideman, per esempio, ok, si intuiva che era cattivo, ma non se ne capivano tanto le intenzioni. Qua le intuizioni, cioè le intenzioni di Denik, che si capiscono da subito. Cioè, è una figura che non inutile, che proprio non serviva. No, non stavo parlando di te, Artorias. Aiuto! Ce ne vorrebbero anzi di più di uomini come te. No, stavamo parlando di Denik, il cattivo del gioco. Ma poi chi cazzo va chiamato? Ah, Soralella! Cosa ho preso? Manufatto scoperto. Ok. Ah! Mazza che botta! Isaac! Sta scappando! Aspetta! Ho un piano! Tu ce l'hai, io no! Cioè non... Ah, ci stava una scatola lassù. Ah, la posso prendere, perfetto. Sì, è vero. Sì, purtroppo sto gioco... Cioè, già sto gioco c'aveva qualche, diciamo, imprecisione con i volumi dei dialoghi. Non come Callisto Protocol, però già qua qualche accenno di questa cosa ci sta. E visto che è un gioco di 10 anni fa, non l'hanno mai corretta sta cosa, presumo che volessero proprio farla. Mamma che botta! L'ho pensato anch'io, sai. Io ho pensato a un appartamento, però non l'ho voluto dire. Davvero un bel piano di merda! Forza, dammelo! Cazzo, sei pesi! Isaac, stai scivolando! Isaac! No! Perfetto, sì. Qua giù! Dove? Ah, merda! Ti raggiungo alla macchina! Però, che carino! Beh, cioè, è palesemente un alien, cioè, è palesemente uno xenomorfo. Oddio che è! L'avevo sentito bene, allora! Oh mamma, questo è grosso! Ma ha dovuto prendere lo stesso, eh? Come fanno sta cosa che mi va? Cioè, fanno un attacco non in una direzione, ma a seconda di dove ti sposti. Che cavolo. L'hai sentita la scorsa? No, assolutamente zero. Cioè, ho visto i post su Facebook che ne parlavano, ma io non l'ho proprio sentita. Ma, cioè, dove sto io è così. Io non le sento mai le scosse. Dove sto io non le sento mai. L'unica volta che mi è capitato e sentivo una scossa qua era quando stavo a scuola. A scuola l'ho sentita. Cioè, sentivo proprio i banchi che facevano così. Infatti ci siamo allarmati e siamo tutti quanti scappati. È stata l'unica volta che l'ho sentita. Ma se queste battute non le fai, le fai tu, vedo, eh.
squadre di scavo profondo c'erano i soldati e gli archeologi. Andiamo a ravanare. Che gli è accaduto qui sotto è stato un monito per tutti noi. Cosa vi restizia un comportamento così estremo a tali depravazioni e violenze? Depravazioni. Mi sa che ce l'ha con te, Artorias. Di trovare delle risposte non solo sulle loro morti, ma anche sul manufatto che hanno scoperto nelle loro città. Sì, in effetti il tutto ha un senso. Oddio, che palle, un'altra volta ste enigma di merda. Chi è? La porta! Oddio, chi è? Sì, salutiamo anche la porta. Voi l'avete sentita invece la scossa lì dalle parti vostre? Ah, sta qua. Più che un senso, un doppio senso. Facciamo anche un triplo e un quadruplo senso, dai. Abbondiamo. Oddio, che è? Abbondiamo, che abbondare fa sempre bene. Da me no, non faccio testo. Cioè, un manufatto alieno con un generatore alla Alan Wake degli anni 50. Oddio, che è qua? Accesso a gravità zero? Sì. E quindi devo salire. E chi è? Chi è? Chi urla? Chi è? Ragioniere, che fa? Batti? Ragioniere? Dov'è? Niente, non c'è ragioniere. Ecco le ragioniere! Ecco tentacolino! Ah, ma prima l'ho dovuto prendere, eh! Oh, gli ho tolto tutti i tentacoli, ancora vivo! Ah, non è morto, ok. Oddio, che mi son perso la scena. Cosa avrei dato per vedere la scena, guarda. Non so dirti neanche io cosa avrei dato per vedere la scena. Andava ripresa col telefonino. Non ci sono mai quando ci stanno queste scene. Avete avuto qualche danno? E anche io ho freddino, lo sai? Se parecchi freddo io, vuol dire che, insomma, picchia. Esce dai colpillo, mi devo avvicinare. Allora, stavamo dicendo che presumibilmente, esatto, devo salire oppure devo zuccherare, non so, dipende. Se facciamo un cappuccino, meglio zuccherare. Che, insomma, il cappuccino con il sale, magari anche no, che fa un po' schifo. Non che non mi sia capitato di berlo, purtroppo, quindi. Ragioniere! Abbiamo ragioniere Fantozzi! Fantozzi ragioniere Ugo, ma dico 7820/8 bis. So sti versi. Cioè, o qua c'è qualcuno particolarmente arrabbiato. Eccolo! Niente, sempre tentacolino. No, non volevo te, volevo il medpack. Si vede che è stato... magari loro dormivano. Però è strano perché loro sono i primi a sentire i pericoli. Si vede che era lieve, quindi magari non si sono... Non lo hanno neanche percepito. Che in parte è meglio così. Era un'idea carina questa dell'enigma in questo modo, però l'hanno fatta troppo facile, cioè ti spiattellano sempre la soluzione davanti. Cioè, come se avessero avuto paura che l'enigma potesse dar fastidio a qualcuno e hanno messo la soluzione a portata di mano.
Anche perché la parola d'ordine è sempre la stessa. Cioè, sempre una volta che te la impari, non devi neanche più leggerla. È sempre la stessa parola. Andava un pochino... andava un po'... integrata un po' meglio sta cosa. Così com'è, è un po' troppo facile. Ripeto, sembra quasi che avessero paura che l'enigma potesse dar fastidio e lo hanno fatto, cioè, quasi come se fosse di passaggio. Perché l'idea era carina. Però almeno, cioè, mettimi che ogni volta ha una parola diversa, non che sia sempre la stessa parola. Carver, queste aree a disco per terra possono potenziare la telecinesi, ma fanno male del diavolo. La state? Che intendo? È potenziata anche quella. Prova e fammi sapere. No. La stasi non mi pare potenziata. Questi scoppiano d'amore proprio, eh. Questo che cos'è? Un'altra base. Sì, è vero. È vero. E poi, cioè, poi non solo è sempre la stessa, ma te la scrive sempre davanti alla porta, quindi, cioè, della serie non ti puoi sbagliare. Cioè, anche volendo non ti puoi sbagliare. Allora, potenziamento tuta per adesso non serve. 1, 2, 3, 4, 5, 6, esatto. Ah no, guarda, senza il 6. Il 6 non serve, 1, 2, 3, 4, 5. Cioè, il 6 già è troppo complesso. Due robot sono rientrati. Io devo ancora capire che cacchio ci faccio coi crediti. Ancora non li uso manco una. Ma anche mezza volta li ho usati i crediti. C'è un sacco di basi. Ma tanto se non prendo l'innesto che voglio io, non serve a niente. C'ho il puntale predefinito che è. Spara un ampio raggio di energia elettrica. Raggio lungo, precisione bassa. Non ho... Forse... Sto cominciando seriamente a credere che alcuni innesti non possono essere messi in basso ed altri non possono essere messi in alto. Tipo, la sega non può essere messa in basso e non può essere messa in basso neanche il fucile impulsi. C'ho sto vago sospetto. Perché se no, io penso che me l'avrebbe già fatto trovare. Che peraltro la sega finiamo ce l'ho usata anche pochissimo, quindi non... Vabbè. Bella questa ambientazione, un'originalissima. Fa molto Oddworld questa ambientazione, fa molto Oddworld. E sono sicuro che Desi concorderà con me. Mancano solo gli Mutagen che fanno... Incredibile, vero? Questo è uno dei molti condotti che portano al cuore della macchina. Io lo chiamo... I monoliti sull'altopiano serviranno a questo. Restando sull'area speciale a forma di disco, sul pavimento, ho scoperto di poter usare il modulo cinetico con maggiore efficacia per manipolarli. I due geroglifici sulla parete dietro di me indicano che una configurazione aprirà la macchina.
l'altra attiverà le modifiche alla programmazione. Sì, esatto. Una volta aperta e seguite le note delle mie ricerche, sarà necessario tornare qui per l'ultimo passaggio. Anche perché, cioè, uno magari tende a dimenticarlo, però cioè Oddworld è un pianeta alieno. Ripeto, si tende a dimenticarlo, però gli Mutokon sono degli alieni. Cioè, l'intero mondo di Oddworld ruota intorno a degli alieni. Quindi, anche se, perché in realtà non viene mai detto apertamente, però è così. Allora, no, non ci siamo. Allora, non ci siamo. Vediamo un po'. Allora, vediamo. Concluso qualcosa? No. Queste punte forse... no, erano per forza così. Allora no, rimettile come prima. Allora, facciamo così. Aspetta, si è aperto... Ah, no, aspetta, si è aperto questo davanti, non l'avevo visto. Metà fra l'inquietante e il carino, perché un po' è inquietante. Oddio, questa non è una città. Carver, tutto questo, questa è la macchina. Incredibile. Beh, ingegnere, sei tu, come la sistemiamo? Seguiremo le indicazioni di Serrano e riconfigureremo la macchina. Ho aperto un condotto verso il cuore della città. Se c'è un centro di controllo del Codex, è lì. Ci vediamo sul posto. Cioè, questi, bello, questi parlano, chiacchierano. Io, cioè, a volte non capisco una minchia di quello che dicono. Cioè, parlano talmente complicato. Cioè, io li proprio. Cioè, veramente. Io quindi, cioè, non veramente. Parlano talmente complicato. Me la bavo alla bocca, cercate di capire quello che dicono. Aie. Oh cazzo! Ah, sei tu che li vomiti questi! Ah, scapelli! No, non ci provare! Mi dai il per... sì, mo so pure in due! Cazzo te frega! Ah! Non ci ho capito quasi un cazzo. Tre? Ma che siete matti? Oh! Ma che siete scemi? Ma che vi dice la testa? Ah, non c'ho più stasi. La madonna. Non c'ho la stasi. E schiappa 5 minuti, rompi coglioni. Niente, dopo non vuoi morire. E vaffanculo un po'. Mamma mia. Questo sono io mentre loro vanno. Sì, esatto, bravo. Esattamente. Esatto. Sì, oppure tipo il meme, non mi ricordo come si chiama il nome del calciatore, che fa quel meme famoso che è così. È così, io con la faccia tutto il tempo. Ma non mi ricordo, Messi, mi sembra che sia Messi, però non ne sono sicuro. Ok, forse ho qualche medikit di troppo, eh. Cioè ho un quintale e mezzo di medikit e munizioni un pochino poche. Ok, ma esattamente che devo fare ora? Ecco, quando fai queste sessioni c'hai il terrore a difficoltà estrema, perché se muori, no, cioè, tipo muori con 0 secondi.
Posso andare più veloce? Sì. Arrivo. La Madonna. Vabbè, non puoi morire qua. Non puoi morire. Cioè, ero palesemente fuori dal raggio eppure non sono morto. Quindi... cioè, è una cosa quasi inutile, vabbè. Ah, la password stavolta è diversa. Stavolta la password è diversa. E se muori, muori. Fammi da una grattatina, sai com'è. Qualche... un altro pochino vorrei campare. Allora, com'è? Quindi, freccia destra, freccia sinistra, doppia freccia sinistra. Quindi, freccia destra, freccia sinistra. Aspetta, doppia però, non tripla. Esatto. Ok. E basta, dovrebbe essere giusta, quindi. Esatto. Beh, stavolta perlomeno hanno fatto una password diversa. Ci hanno messo forse un po' troppo per fare le password diverse, però. E chi è? Ah, ok, fammi mandare il robottino in avanscoperta. In avanscoperta! Scusate. Che si è fatto una bella scoperta io, quindi, insomma. Chi è? Chi so sti casi? Ah! Sono quelli. Quelli di prima. Perché a volte muoiono con un colpo, a volte ci metto un'ora e mezza a farli secchi? Ma sì, tanto prima o poi muoiono. Beh, che ottimismo proprio, viva l'ottimismo! Che proprio l'ottimismo vola! C'è ancora qualcuno. Moriremo tutti! Come direbbero i tizi infatti di Valkyria e Max Payne, è la fine, è la fine. Oh, e quanti siete? Siete una scolaresca siete, mamma mia. Basta, no basta. Che quarzo, mamma mia, che piantone nel culo, Forse se mi mettevo qui avevo dei potenziamenti. Vabbè. Ovviamente le cose facili io non sono capace a farle. Cioè proprio le cose facili non fanno per me. C'è poco da fare. Che io mi devo sempre complicare la vita in un modo o nell'altro. Ehi, Carver! Scommetto che con questa carica extra di telecinesi potremmo strappare gli arti e i necromorfi mentre si muovono ancora. Fantastico, grazie mille. Anche 2000, ti faccio lo sconto. Avessi saputo prima, vabbè. Io sempre, una persona che conosco, prima o poi voi morirete. Fammela una grattatina. Oh, a me sto gel... Aie! Aie! Vabbè, ma allora lo fate apposta, Mi presti un secondo la tua mano? Grazie, tieni. Però poi esatto. Vabbè, tipo, sai, è tipo la speranza, no? Che la speranza è l'ultima a morire. Però muore. Basta. Un'altra password. Anche questa è diversa. Ah, questa non solo è diversa, ma è scritta mezza male. Ma questa non si capisce proprio. Allora, doppia freccia a sinistra, freccia a destra. L'ultimo segnale non si capisce una ceppa. L'ultimo segnale non si capisce un cazzo. Vabbè, dovremmo andare in tuilo. Quindi, allora, ecco, già non mi ricordo più un cazzo. Allora, il primo è giù. Bisogna cambiare il secondo con una singola freccia di qua. E questo, vediamo che simboli ci sono. Forse questo? No, sbagliato. Fammelo vedere un po' meglio. No, e l'ultimo è, bisogna andare a culo. Ne hanno assunto un altro probabilmente.